Benvenuti telespettatori a Politica 24, siamo in compagnia di Fabrizio Tonon, presidente dell'Umpli, delle Proloco della città metropolitana di Venezia e con vicepresidente della Regione Veneto, nonché assessore al bilancio e agli enti locali, Gianluca Forcolini. Questa sera siamo qui a Torre di Mosto, in località Sant'Allo, per un itinerario che parte... Dal Veneto orientale, diciamo, da, da, dal Tagliamento e finisce eh, poi eh, sulla parte finale della città metropolitana verso Rovigo. Ecco, il primo itinerario è in pratica il, il Livenza e per cui itinerari che eh, fanno parte di quel turismo di prossimità, qui ne parliamo e ci riempiamo la bocca, a volte qualche sindaco anche troppo, e che invece rappresenta, e questo è il vostro obiettivo, che in effetti quando si parla di turismo di prossimità si parla di cose concrete. Ecco, Presidente della Proloco, lei eh, ne è uno dei fautori, può spiegare un attimo questo progetto? Sì, non è una novità di oggi, parte da qualche anno. E l'abbiamo avuto appunto in collaborazione naturalmente con la Regione Veneto: quello di far capire quanto importante sia il territorio, che parte sì da una presenza turistica importante che è sulle, eh, sulle, eh, sulla costa. E fa, facevi veramente bene a dire città metropolitana, ma ci spostiamo anche al di là, in provincia di Rovigo, perché non ci devono essere limiti. Cioè nel momento in cui dobbiamo proporre delle cose importanti, delle cose significative e dobbiamo coinvolgere tutto il territorio, dobbiamo farlo a tutto tondo. E noi abbiamo pensato di farlo appunto partendo dal litorale, ma prendendo spunto dai fiumi, e qui stiamo parlando del fiume Livenza, ma eh, ci tengo a precisarlo, si parte dal tagliamento, c'è il Lemene, c'è la Livenza, c'è il Piave, c'è il Sile, c'è il Dese Marzenego, c'è il Brenta Bacchiglione, arriviamo all'Adige, al Po, alla, a tutta la, il delta del Po. Quindi attraverso questi fiumi noi intendiamo far muovere le associazioni. Naturalmente, le proloque in prima fila e intendiamo poi promuovere l'ambiente, il territorio, ma soprattutto le attività e le imprese locali perché la ricchezza sta nell'imprenditoria e ci mettiamo tutti assieme, regione, enti locali, professionalità e associazioni, raggiungiamo quel turismo di prossimità che tu dicevi adesso. Che vuol dire formazione e conoscenza del territorio, perché poi queste persone che vivono nel territorio le devono poi spiegare al turista che apprezzerà meglio eh, il, nostro, il nostro territorio. Ecco Presidente, eh, questa sera partiamo da Sant'Alò, eh, il fiume Livenza, eh, so, è il primo di un percorso di nove ristoranti. In cui, eh, che seguiranno da Mota di Livenza diciamo, e viene giù fino a qui a Torre di Mosto. 9 appunt appuntamenti, dove eh, il bisat del Livenza fa perno diciamo, di, questo, uh, di questi prodotti. Eh, questa è la prima serata. cosa le sembra come partenza? Beh, la partenza è significativa perché vediamo che c'è una particolare affluenza. Ma poi c'è anche una particolare motivazione e un desiderio da parte delle associazioni. Qui stasera eh, ci sono coloro che noleggiano biciclette, si propongono con le biciclette, c'è chi propone la navigazione anche elettrica sul territorio ma ci sono altri produttori quindi parlo di produttori di insaccati ma del miele ma di altri tanti altri prodotti quindi attraverso il ristoratore attraverso il ristoratore noi mettiamo in giro e mettiamo in conoscenza un sacco di altre attività. Credo che poi durante noi quest'anno purtroppo poi le situazioni ci hanno impedito di fare qualcosa di più ambizioso ma Livenza comincia da Caorle diciamo così, e arriva praticamente nel Pordenonese. Avevamo idea proprio di sfondare e arriviamo anche nella provincia di Treviso perché sinceramente i campanili come dicevo prima non ci devono essere. Quindi la ristorazione è il veicolo fondamentale. Quindi credo che questa sera qui a Santino e lungo la Livenza partiamo. Ma siamo sicuri di arrivare a Torre di Mosto con la serata finale a fine ottobre in modo splendido e radioso, come, come pensiamo che sia, che sia questa rassegna. Ecco uh, Gianluca Forcolim, vicepresidente della Regione Veneto e qui in rappresentanza sicuramente di Luca Zaia, Presidente della Regione, lei è però Assessore del Bilancio e qui parliamo di turismo, parliamo di mangiare, parliamo di tutta gente che in questo momento si trova in grossa difficoltà e purtroppo lei come assessore al del bilancio della Regione Veneto deve avere gli occhi aperti, eccetera, ma in questo progetto che è un progetto di turismo di prossimità che lei poi ha fatto anche il sindaco e per cui conosce molto bene tutte le discussioni sui Gall, i giro la emene, il giro qui, il giro là. Ecco, e allora Qual è la sua impressione di queste iniziative, ma soprattutto qual è il contributo che poi la Regione dà sia alle Pro Loco, agli enti locali o a queste manifestazioni? Beh, innanzitutto, come diceva il presidente, l'amico Fabrizio, è un gioco di squadra poi, insomma. No? E da soli si fa prima ma assieme si va più lontano, dice spesso il governatore Zaia. E questo è un po' il contesto, lo ha detto bene prima il presidente dell'Umpli Venezia. E noi dobbiamo partire da quelle che sono le nostre eccellenze. No? Le nostre eccellenze sono il territorio, sono l'enogastronomia, siamo conosciuti al mondo. Per questo prodotto, e quindi i turisti, i bar ospiti arrivano qua con voglia di conoscere quelle che sono le nostre prelibatezze. E noi abbiamo la fortuna stasera ci troviamo in un ristorante particolarmente pregiato e apprezzato per questo e abbiamo poi le associazioni che sono quelle. Le Proloco principalmente, ma poi tutti i nostri ristoratori, il mondo dell'impresa e quelle associazioni che oggi gravitano attorno al territorio e guardano con interesse la presenza questa sera di associazioni che magari promuovono la bici piuttosto che l'imbarcazione elettrica, piuttosto che altri mezzi che possono essere utili, è la testimonianza che si sa che oggi c'è un dato certo, è quello che il turista apprezza il nostro litorale. Apprezza il nostro litorale e lo frequenta con oltre 30 milioni di presenze in un anno è una prima azienda in Veneto, quella del turismo, assolutamente importante, e che il turista oggi ha cambiato anche la propria abitudine, ossia ha voglia anche di emozionarsi, di capire, di conoscere quelle che sono le mete con le quali con, le quali, con la propria famiglia appunto arriva. E quindi sta a noi fare questo, mettere in piedi questo gioco di squadra, che è quello di dire le eccellenze le abbiamo, il territorio, lo ripeto spesso, per me è un, un patrimonio unesco ogni angolo in cui ci si giri in Veneto e soprattutto abbiamo gli interlocutori seri, abbiamo gli imprenditori, abbiamo le proloco, abbiamo il contesto che ci dice mettetevi assieme, fate anche questo salto culturale, questo sforzo per dire che assieme vendiamo un prodotto. Noi cerchiamo di farlo attraverso l'assessorato al turismo con il collega Caner che assolutamente mette molte risorse per, per questo tema che è quello promozionale e assieme ovviamente al sottoscritto che invece come dicevi bene Aldo ho la delega oltre al bilancio ma anche agli enti locali abbiamo cercato di mettere assieme anche quelle che sono ovviamente le esperienze dei sindaci del territorio e quindi dare uno strumento che è quello della conferenza, per esempio, dei sindaci della, 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 della Litorale, di mettere delle importanti risorse con le quali si possa lavorare nella promozione turistica del territorio assieme a chi sa fare promozione, quindi ai nostri operatori ovviamente e a Dennis Sand, che per esempio ricordo sempre con piacere perché sono quelle, eh, diciamo organismi messi assieme da più eh, comuni, da più sindaci e eh, quindi da un territorio più vasto che promuove la Costa Veneta. Noi abbiamo voluto all'interno della conferenza dei sindaci che una fetta di queste risorse venga data appunto venga data al mondo delle Proloco perché loro sono oltre che la testimonianza ovviamente del territorio storico anche eh, ma è anche quel mondo di volontariato che ci permette di creare il connubio e creare quel fil rouge che è importante fra appunto il litorale e l'entroterra. Quindi c'è una realtà assolutamente importante loro avranno un ruolo importante e dovranno promuovere tutto questo sapendo che hanno una responsabilità eh, che è assolutamente fondamentale perché noi da qui partiamo con l'economia ma soprattutto con quel piano occupazionale eh, sul quale siamo tutti impegnati. Eh, ricordo Aldo che l'autunno se non partiamo con eh, forze e con una macchina da guerra assolutamente importante sarà un autunno caldo, sarà un autunno bollente e su, proprio per questo c'è anche una responsabilità oggettiva che parte dalle istituzioni ma arriva ai territori. Ecco ehm, Presidente, lei eh, mi allaccio al ruolo che lei diceva delle proloco, in questo caso lei ha, ha fatto il sindaco per cui riesce anche a capire molto meglio cosa significa, noi abbiamo sì la conferenza dei sindaci, abbiamo i sindaci, però i sindaci in questo momento ne hanno eh, abbastanza, credo che sia sufficiente quello che hanno. Le proloco invece hanno una cosa, hanno la capacità di conoscere tutti i posti della città, parliamo della città metropolitana in questo caso, ma di avere rapporti praticamente con tutti i paesi, con tutte, e per cui le manifestazioni e il modo con cui si va a promuovere le manifestazioni e, e aiutare anche eh, chi fa queste manifestazioni, perché non sempre sono autonomi al 100%, questo ruolo le proloco dovrebbero averlo. E forse la regione dovrebbe spingere ancora di più perché questo ruolo possa essere attivo perché sappiamo molte volte con il nostro mestiere partecipiamo e molte volte le proloco sono viste come non disturbarmi e invece chi conosce le e io ne faccio parte perché ho anche la tesserina oltretutto perché faccio anche io le manifestazioni per cui invece hanno dei ruoli estremamente importanti Ma guarda Aldo hai detto bene, io ho fatto il sindaco e ritengo... Eh... Che la Proloco sia un valore aggiunto per l'amministrazione comunale. La ritenevo sempre a Musile il mio braccio operativo. No? E quindi chi oggi non valorizza la Proloco è un po' sciocco, lasciami passare questo termine, no? Perché tu hai delle risorse umane che hanno una capacità e una conoscenza che altri non hanno. Lo fanno in forma gratuita. Ti mettono a disposizione tutta una serie di servizi che la tua macchina amministrativa non è in grado di dare. Quindi la tua politica con il tuo settore manutentivo, piuttosto che la protezione civile, piuttosto che altri strumenti con i quali ci confrontiamo a livello dei territori, non potranno dare mai un valore aggiunto che è quello appunto della conoscenza, della sapienza, ma anche della capacità di mettere insieme tutta una serie di iniziative che valorizzano il tuo territorio. Il comune ha sempre una storia, ha sempre dietro di sé qualche racconto da, da, da portare eh, sotto gli occhi appunto dei cittadini ma anche dei nostri ospiti. E chi meglio della Proloco può farlo? Quindi io credo che un amministratore, un sindaco appunto che non valorizzi questo valore aggiunto della Proloco è un sindaco poco lungimirante, lasciami passare, su, voglio essere anche troppo generoso nei confronti appunto degli amici sindaci, ma proprio perché l'ho fatto e quindi lo dico proprio come esperienza e come suggerimento. Utilizzare le Proloco perché sono a costo zero, cioè ci sono i rimborsi spese. La Proloco ti mette su una festa con un rimborso spese. No? Ma da parte nostra c'è assolutamente la volontà, e lo stiamo facendo col presidente Follador, con Fabrizio per il Territorio, insomma con tutti i nostri interlocutori. E quando l'amico eh, Caner mi chiede: ci sono delle risorse da mettere da iniettare nel mondo delle Proloco perché ci serve per promuovere il territorio, il bilancio risponde sempre. Questo Fabrizio può penso testimoniarlo e confermarlo, perché appunto noi crediamo fortemente tutto questo, è un volano, è una macchina, no? se tu devi pagare qualcuno dal punto di vista anche economico, imprenditoriale, ha un costo totalmente diverso e se tu vuoi anche emozionare, la Proloco sa emozionarti, la macchina fredda che tu chiami a farti un evento non potrà mai emozionare perché non ha la conoscenza dietro le spalle e questo può farlo solo la Proloco, per cui lunga vita per me alle Proloco. Ecco Presidente Tonon, eh, può fare un appello? Ci saranno gente che ci sta ascoltando che nemmeno sapevano e sanno poi di queste iniziative. Ecco magari fa un appello proprio a, queste, a questi cittadini che vivono in questi territori che cosa significa questa iniziativa? Beh innanzitutto voglio ringraziare la Regione attraverso, eh, e lo dico sempre, Vicepresidente, ma per me è l'assessore agli enti locali. Cioè, quando si parla di enti locali vuol dire... Persone vuol dire territorio, quindi io ritengo che in una situazione come questa ci sono molti volontari e c'è molta volontà di mettersi a disposizione. Quindi l'appello che faccio io, proprio per quel discorso di prossimità e di coinvolgersi in una, in una voglia di promuovere il proprio territorio, io chiedo anche un, una sola ora da parte di qualcuno che si sente disponibile a mettere in campo qualcosa di suo per il proprio, la propria località, ma non solo per la propria località, ma anche per i propri, le proprie imprese. Eh, non è che si risolvano tutti i problemi, ma se uno mette, si mette a disposizione dell delle amministrazioni locali, delle associazioni o del territorio, fa una cosa straordinaria. Innanzitutto apre le sue conoscenze e poi ha anche una gratificazione su come raccontare il proprio territorio ai turisti. Quindi mettetevi a disposizione, se non è proprio la Proloco, mettetevi a fianco, tanto siamo tutti gli stessi, mettetevi a disposizione di quelle associazioni di volontariato che attraverso i percorsi ciclabili o di altra natura o di attività di qualsiasi natura, naturalmente faccio l'appello di rivolgersi alla Proloco, ma mettetevi a disposizione della vostra località perché c'è veramente necessità in questo momento.